il tubo. Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui col 20esimo episodio del Road to 99. Vi ringrazio per i commenti nell'ultimo episodio perché mi avete aiutato molto a trovare l'arena del Pro Am individuale. Difatti, ci siamo proprio qui davanti. Era qui vicino a Main Street. Io non l'avevo visto. Quindi, per chi mi avesse chiesto, anch'io non lo so. Ecco, sapete dov'è? Vicino a Main Street. Qui del 2K Zone. Vi ringrazio su Instagram e su YouTube, in tanti mi avete commentato, quindi grazie. Ma bando alle ciance, entriamo e vediamo un po' che succede, perché questo era quello che dovevamo fare lo scorso episodio, in realtà. Joel MB, process, what's up, baby? Aio? It's the process. The process. Alright, the process. I'm a huge fan, man. What's your name? DJ. CJ? Nah, man, it's DJ, man. I know you know who I am, bro. What's that type of attitude? What you talking about? There's no attitude, baby. We both in the league, man. I look up to you, man. You know That's what I'm good. Saying? That's good. Yeah. But you gotta earn that. You gotta earn that respect. Oh man, well you must have not seen my last game because I earned it, baby. You know what I'm saying? Where was it in college? Nah, I'm talking about on the court. Summer league. When I played last week. Oh. Look, anyway, you can see it on my Instagram. It's official DJ. Check it out. I'll follow all kids. Oh, you got jokes, big man. All right, I'm gonna catch you on the court. Ma ha giocato 35 partite questo nell'NBA? Ma che... Mo! Ok, poteva dare sparita la spunta dell'obiettivo. Ha detto, cioè, è stata una cosa strana come sempre, però ha detto anche una cosa vera, che il rispetto va guadagnato nell'NBA. Quindi è una cosa che andremo a fare sicuramente. Anche lui dovrebbe farlo, perché comunque, ripeto, ha giocato mezza stagione neanche, quindi insomma, sembra di aver parlato con LeBron James. Ora, prima di andare alla partita, raga, voglio... No, dov'è? Sono andato troppo avanti. Voglio andare qui da VC Sports Management. Oggi facciamo un sacco di cose, visto che nello scorso episodio non abbiamo combinato più o meno niente, a parte giocare con i Warriors e fare il nostro career high. Si rimpicciolisce immediatamente il mio Porzingis? cupotto. Ehi! What's up, man? Dude, are you... You're here, like... What, why... Why are you here? I just kind of wanted to help you to make your mind whether you want to go with Adidas or someone else. Oh, okay, so you're here for Adidas. Wait, so hold up. So you're saying if I sign with Adidas, we could be homies? We can be homies, we can work out together, we can do whatever. Oh, you're gonna be my be boy. Amazing, man. Go through routines and stuff, and you could come to my place, check out my court. Just got it, brand new, man. Nice. That would be great. So wait, so if I don't sign with Adidas, though, can we still be friends or... Well, probably not, you know? Probably not, so. DJ, my dude! Hey, man. Yes, I am so pumped to finally get the chance to sit down and talk with you. Bro, thank you for having me, man. Of course, appreciate thanks for it. Coming. You know, at Adidas, we are all about family. Yo, just like Fast and Furious, shout to Vin, vroom vroom! Yeah, just like that, shout to Vin, vroom vroom. I mean, we believe in more than just basketball. Hey, just like Hello Kitty. Okay. Yeah, I mean, I don't know if you know this, but... When Tim Duncan retired, we renewed his contract anyway. And right. When we heard that John Wall's deal with Reebok was coming to a close, I mean, we moved heaven and earth and Northern Virginia to get him to partner with us. Yeah, absolutely. I mean, those guys are amazing. Mm-hmm. I know all about it. So what are you getting at? I mean, if I'm here, that means you want to sign with me, right? Well, we don't... It's not just that, DJ. I mean, we want you to sign with us, yes, but we want you to be a part of the Adidas family. Whew, okay. Part of the family. Yeah. Family. All right. Are we talking like a father or a stepfather? Because those are two vastly different concepts, yeah. If you know what I'm saying. Is we talking like foreign exchange student that you don't really talk to, you just see when you at lunch, you say? Yeah, I think what she's trying to get at is when we hear terms like family and loyalty, that usually translates into a lot less moolala. Moolala, moolala, ooh-la-la, voo-doo-da. Yeah. Am I right, Jeremy? What's up? Like Suit don't play, man. Oh, my, I like taking play. Terms and then adding to them. Moolala, ooh-la-la, joo-la-la. Shoo-sha-pa-dee-ja-ja. Yeah. I think that's a language, right? You know what that's I'm a saying? Real language? Yeah, I was speaking in tongues. That's awesome. That is so cool. Well, look, let me put it to you this way, okay? Do it. Free shoes, free gear. I mean, that is standard in any contract, right? Plus, if you get your game good enough, that's when you'll get paid. Every time you touch the court in game our enough. Shoes. This game good enough? He already good. Well, look, Yo, do it all for the rookie. The rookie.
so you can take that cookie. You know what I'm saying? Limp Bizkit. That's what I'm talking about. First, LB. That's what's up. FD, Fred Durst. Yo, you had be knowing? Yo, that my first concert, Continental Arena's 2003, Limp Bizkit, Eminem, Exhibit, and Papa Roach. I was in that audience. Really? Yo. I was in my mama's belly, but I was there. She was crowd surfing. That wasn't too safe, you know what I'm saying, because she was pregnant. Yeah. Explains a lot. That does put some things together. Wow. Huh, the puzzle piece is real. B? Oh, yeah. Back to shoes. Well, look, let me just explain it to you this way, okay? If you're with us, you're making money every time you have our gear on. Like, if you have a basketball in your hand anywhere on planet Earth and you've got our gear on, you're getting paid. Kaboom! See, man. Cash-a-lanche, baby. Now you're talking cash-a-lanche. My language, all right? Cash-a-lanche. Sounds good. I like that one. Yeah, like run it. For it. Cover. And your poverty is in jeopardy. Yeah. Cash-a-lanche. It's about to be snowing some pennies. That's right. Some quarters, though. Because we talking all that. That's what's you know up. What I'm even silver dollars. Oh, paper money's probably better because the coins would hurt. Right. Really, you know what I'm saying? But, guys, it's just our way of showing our commitment to you, you know, and to our entire Adidas family. So just keep doing what you're doing and we'll be in touch. Okay, man. Sounds good. Eccoci ragazzi, qui nel nostro riscaldamento pre-partita. Giochiamo in casa, come vedete, subito green release per cominciare bene. E giochiamo contro una squadra molto molto interessante che non vi ho portato a caso, ovvero i Milwaukee Bucks, del forse candidato MVP e forse MVP di quest'anno e se non di quest'anno dei prossimi anni, Giannis Antetokounmpo, H di Green Freak, H di Alphabet, H quello che volete, insomma lui, ecco, più tutti gli altri. Pronti per la palla 2? Allora, veniamo da una bruttissima sconfitta contro i Warriors, ma una bellissima prestazione. Perdiamo la palla 2, ma non è una cosa che mi dispiace sempre. C'è Della Vedova a titolare con Jabari Parker, John Henson e Antetokounmpo e Brogdon, non lo so, vabbè, è subito. Cominciamo male con un bel Enduan di Giannino, porco due. Dai, dobbiamo vincere un paio di partite, raga, perché siamo fuori dai playoff. Non dovremmo esserci ai playoff, ovviamente, con questa squadra. Però c'eravamo, cerchiamo di rimanerci il più possibile. Namela, ok, bello, Enzo, dove sei andato? Vabbè, tutti noi praticamente, due punti e un assist. Eccolo però che l'abbiamo perso dall'altra parte. Dai, rubagliela. Prendila, bravo, no, l'ha presa Zakrenov. Ok, dai, prendiamo un po' di ritmo in questa partita. Abbiamo sempre delle partenze ad handicap clamorose. Dalla sotto a Randolph, che questi ce li ha. E il 2, un altro assist per Zaccaria. Tutti i punti dagli interni vengono. Mamma mia, peccato. Due tiri liberi pronti a casa, ragazzi. Andiamo di... rilascio perfetto addirittura. Bene, stiamo prendendo un po' mano. Buono, tre punticini per noi. Siamo sempre sotto, ovviamente i Bucks sono forti. Doppio rilascio perfetto, penso sia la prima volta che lo faccio quest'anno. 4 punti, 2 assist invece che 2 rimbalzi. Abbiamo ancora preso un rimbalzo. Visto che la prendiamo sempre da sotto la retina, è difficile prendere rimbalzi, ecco. Boom! Rimbalzo offensivo. Dai così che ci applaudiamo e ci gasiamo pure. Vai, dobbiamo prendere qualche esultanza un po' più bella adesso che giochiamo di più. 19-12, già 6 sono i nostri punti, non sono pochi. Ci hanno cambiato in questo primo quarto, scusatemi, ho paura adesso a simulare, sono sincero. 37-31 invece ci è andata abbastanza bene. Rientriamo con 8 e 11 a giocare nel secondo quarto. Siamo a marcatura sempre con Henson, sì, ormai coppia affiatata ormai. Tra uno e l'altro, madonna, la nostra difesa, il nostro attacco è in difficoltà, ma la nostra difesa è veramente, veramente pessima. Bravo però. Bravo guerriero, mettilo l'Enduan contro Spencer Rose, che non può fare niente contro di noi. Rimbalzo offensivo e canestro, ottimo questo per i nostri cartellini. Redditta, adesso oggi è la giornata dei rilasci verdi e liberi. Un punto dalla doppia cifra, riaccorciamo le distanze. Bravissimi, dai, parziale, tornamela qua, è un momento di post fade, finta, ok, che vuole quello, Bonzi, bravo, subisci fallo. Madonna, altro rimbalzo offensivo, non sbagliarla ancora. Dai, abbiamo preso tre rimbalzi offensivi in 3 secondi. No, niente, rilascio perfetto, però segniamo 4 tiri liberi in una partita, doppia cifra per noi ragazzi. E pensate che non abbiamo neanche ancora upgradato praticamente niente. No, il primo errore. Abbiamo upgradato pochissimo il nostro giocatore e già dominiamo a rimbalzo in una maniera vergognosa. Ciappatene qua un altro e via che si parte pure in transizione.
Chi arriva con me? Nessuno. Dobbiamo darla a Temple, va bene? Oh, si sono addormentati? Si sono addormentati. Buono, buono. Ok, una schiacciatina così. Ci gasiamo un urletto, siamo caldi, ho insomma. No. Ok, bravo, non cambiamo. Benissimo, stai così. Siamo meno uno, ragazzi. Siamo lì, eh. Siamo lì a contatto con questi. Doppia in un tempo, signori. Con che maestosità. Decimo rimbalzo. Andiamo subito a portare un pick and roll per D'Aaron che si butta dentro, palleggio il tiro, sbaglia con l'istà, insegue a rimbalzo benissimo, stoppato, sbagliato, non lo so. Si cambia, non ci fanno giocare questi ultimi 7 secondi, finisce così il primo tempo 5-3-5-1, che rispecchia perfettamente la partita, equilibrio, però loro sempre con quel tocco in più da tenere il vantaggio. Grazie DA per l'intervista, ma ne faccio pure a meno. Dai che si riparte col secondo tempo, cerchiamo di vincere questa partita in casa che è comunque importante. Poi i Bucks li riaffronterò per conto mio in trasferta e poi andremo a giocare con i Cavs nel prossimo episodio, come vi ho già anticipato. Comunque un'onestissima, anzi molto più che onesta, doppia doppia in un tempo. Guarda che qui forse andiamo subito a rimbalzo, no, perché tempo e segna ci porta in parità. Olè, altra stoppata sotto il tuo cumpo, bella questa, proprio a muro siamo saliti lì in difesa. Vai così, oscurata ancora la vallata, dalla tempo che è ripartito, 12° rimbalzo per noi. Dai che andiamo in vantaggio, magari mi regali anche un assistino, me lo danno, buh, sì, forse sì, assist più 4, bene così, vai, che si fanno stezza, Vanvera, 6-3, 6-1, vantaggio signore, più 2, cerchiamo di mantenerlo, partita super equilibrata, non ho ancora segnato in questo secondo tempo, ma stiamo incidendo molto in difesa. Bravi, bravi, dove è andato? Fuori, si è levato, ecco, io non mi faccio schiacciare in testa, bravo, c'ha anche ragione, la verità. Ok, ci cambiano, quindi probabilmente finirà il terzo quarto così, sì, difatti entriamo dopo un timeout probabilmente 7-9, 7-8, siamo in vantaggio di un 18 più 14 nella nostra partita, palla da 6. Oh, marchiamo uno diverso da Hanson, marchiamo Greg Monroe. Sì, facciamoci dare la palla, attacchiamo questo post fade che non abbiamo ancora sfruttato, oggi non l'abbiamo ancora sfruttato, raga, ma... Vabbè, più 5, 22 e 16. Che bel taglio, che bella palla però anche. Fammelo vedere questo replay, bellissimo dopo il pick and roll. Mamma mia, non diamo punti di riferimento dalla media, da sotto, dalla media, di tutto facciamo. Più 5 ancora, 24 e 17, faremo 20 più 20. Già vedo, sta partita è cominciata ad abituarvi perché sarà la norma da qui alla fine della serie quest'anno. Sì, che belli, anche 5 assist, oggi veramente stiamo facendo di tutto, forse la miglior partita quest'anno. Non per cifre, ma la miglior partita come presenza totale, 3 stoppate, 5 assist, un recupero, veramente tante tante cose oggi messe lì. Eccolo qua il prossimo rimbalzo che prendiamo, 9-3-9-6, se segniamo in questa azione ragazzi è vinta la partita visto che mancano 40 secondi, ma Dale si butta dentro senza pensarci due, neanche una volta, devo dire la verità. Vabbè, cerchiamo di tornare in difesa però, non prendiamo contropiede, bravo, bravo, almeno sei tornato. Oh, ho sbagliato, dalla via che non ti facciano fallo, ok, di nuovo nella situazione di prima, se segniamo abbiamo vinto ragazzi, ufficiale, vediamo di darla di qua a Hild, dentro per Fox, proviamo a tagliare dietro, bello. Questa volta l'ho fatta io la cappellata. 17 secondi da giocare ragazzi, cerchiamo di difendere bene, cerchiamo di non prendere triple, non mi vengono le parole, scusatemi, spero di non perdere questa partita perché sennò mi sentirei tremendamente in colpa, non devono neanche avere questa occasione i Bucks a dire la verità. Occhio a Vaughn, occhio a Antetokounmpo ovviamente che segna, eccoci qua. Vediamo se mi mettono a fare la rimessa, no, allora vi dirò la verità, mi piacerebbe avere questa palla, non qui, magari, non qui, 2-1, for the win, sbagliato, va bene raga, dai, non dovevamo tirare, lo so. E supplementari siano allora, palla 2, ulteriori 4 minuti, come se questo video non fosse durato abbastanza, no, vabbè, avrò tagliato sicuramente il resto per farvi godere in pieno questi supplementari, cerchiamo di fare bene perché ovviamente dobbiamo vincere questa partita in cui siamo stati largamente sotto, poi sopra e poi adesso pari. No, vabbè, guarda, un'altra palla persa, no, prendi lo sto rimbalzo, vai su, ok Nguyen, ok Nguyen, si riaccendono le speranze raga, bel fallo, complimenti devo dire, 26 per noi, tiro libero importantissimo dove non siamo molto ferrati ma va dentro,
Facciamo fallo adesso, anzi, vediamo se riusciamo magari per sbaglio a recuperare la palla. No, fai fallo. Oh. Ok, 8 secondi per sperare di mettere una tripla da qualche parte. Vediamo questa rimessa, cosa ne viene fuori. Sembrerebbe assolutamente il nulla cosmico. Randolph, Randolph, ma... Ma che sta a fa? Ma... Vabbè, veramente mi dà fastidio perdere le partite così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Andiamo giusto a vedere quanti cartellini abbiamo migliorato, che questo mi interessa, ma mannaggia te, Randolph. Oh, abbiamo sbloccato spacca ossa bronzo. Buono, buono. Stiamo procedendo su tutti gli altri. Contropiedista manca sempre meno. Vediamo i tiri liberi, 810. Buono, buono, buono. Un'altra decina di tiri liberi e ci siamo. Dicevo, io spero che questo video vi sia piaciuto. C'è scritto Joel Embiid. Il tuo Instagram fa schifo. Il tuo Instagram fa schifo. Ma in fondo sei un tipo a posto. Ora mi sento meglio. Sì, 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 assolutamente. Devi solo imparare a fidarti di... The process. Ah, trust the process. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, ragazzi. E ci rivediamo domani con un nuovo video. Forse in back to back con la carriera. Vediamo. Bella.